Il Movimento 5 Stelle cerca di rompere l'isolamento in Parlamento offrendo delle proposte politiche che però continuano ad essere ignorate se non respinte. Perché? Allora, c'è da fare una premessa. Il Movimento 5 Stelle, da quando è entrato in Parlamento, è sempre stato un movimento propositivo, sempre aperto anche all'incontro e al dialogo. Ultimamente sono uscite due proposte molto importanti, quella della riforma della RAI e quella del microcredito. Abbiamo spinto moltissimo su questi temi perché per noi sono fondamentali. Il primo, la riforma della RAI, è fondamentale per una migliore informazione, per un miglior servizio pubblico che fino ad ora, secondo il nostro punto di vista, non è stato offerto. Con una rappresentanza a livello RAI che non sia più individuata dai partiti ma nemmeno dal governo. Questo deve essere chiaro. Il reddito di cittadinanza per noi è un altro punto importantissimo. Cos'è il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza è un reddito di dignità, è dà la possibilità ai cittadini di vivere. Ci sono situazioni veramente gravi all'interno del nostro paese, ma dare la possibilità ai cittadini magari di avere un piccolo reddito di 780 euro a determinate condizioni dà anche, secondo il nostro punto di vista, la possibilità al mercato di ripartire, perché nel momento in cui una persona ha, come dire, un piccolo budget, un budget discreto da poter poi rifare ripartire i consumi, è una piccola manovra finanziaria. Quindi serve sia per i cittadini, ma anche per l'economia, la microimpresa. E poi andrebbe anche in qualche modo ad implementare o a reggere i cambiamenti introdotti con il Jobs Act, nella parte che riguarda il cambiamento del sistema del welfare, o no? Allora, senz'altro le cose possono anche essere, possono accompagnarsi. Però, dal nostro punto di vista, il Jobs Act non è stato proprio una manovra o comunque un'operazione a favore dei cittadini e dei lavoratori. Renzi spesso parla di finalmente il lavoro a tempo indeterminato viene garantito ai cittadini. Io su questo punto mi sento di dissentire perché trovo che ci sia anzi più flessibilità da parte del datore di lavoro di licenziare. Quindi, il reddito di cittadinanza serve per dare ai cittadini che sono in questo momento in difficoltà la possibilità di ripartire. Poi c'è l'altro aspetto molto, molto importante che è appunto il microcredito, quello su cui insomma mi piace approfondire anche con lei questo tema, che riguarda i soldi che noi come parlamentari abbiamo deciso di restituire allo Stato, tagliandoci lo stipendio e restituendo l'eccesso della diaria in un fondo che è gestito dal MISE, un fondo di garanzia che dà la possibilità alle microimprese di partire, anche quelle che ancora non esistono, oppure quelle che adesso hanno fino a 5 dipendenti, che hanno un'attività da meno di 5 anni, possono chiedere attraverso i consulenti di lavoro di accedere a questo fondo gestito appunto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il governo intanto cerca di andare avanti, di superare gli ostacoli, a volte con ricorso a voto di fiducia, con decreti, con disegni di legge. Renzi ce la farà a superare gli ostacoli o no? Renzi sta abusando in maniera incredibile della decretazione d'urgenza, una decretazione che secondo la Costituzione dovrebbe essere eccezionale, ovvero si deve usare solo in casi di necessità e urgenza. Lui lo usa per qualsiasi argomento, l'abbiamo visto da quando è stato nominato Presidente del Consiglio. Lo fa a suon di fiducia, alla quale noi ovviamente rispondiamo no, perché il nostro punto fermo è: uno, la decretazione d'urgenza non si usa per determinate materie, ma si usa solo in caso di eccezionali. Due, Renzi non ci convince per nulla con questo suo continuare a decretare qualsiasi argomento, dalle banche popolari all'IMU agricola in questi giorni, insomma, in aula, sempre a suon di fiducia. Non è più accettabile, soprattutto perché non viene più garantita la democrazia all'interno del Parlamento, che viene sostanzialmente esautorato dei suoi poteri, che sono quelli di fare le leggi. Il Presidente del Consiglio vuole cambiare il Paese, tante riforme, ma la corruzione sembra rimanere sempre lì dov'è. Che ne pensate? La corruzione è un tema importantissimo per il Movimento 5 Stelle e deve essere combattuta a 360 gradi.
C'è un conteggio ultimamente dei giorni che sono passati da quando il Presidente Grasso ha depositato al Senato la sua proposta di legge per la lotta alla corruzione. Mi sembra che siano circa 700 fino adesso, quindi veramente tanti. Si parla ogni volta che emerge un nuovo scandalo di ritornare alle Camere e finalmente promuovere e lottare la corruzione, promuovere la legge anticorruzione e lottare appunto la corruzione. Per noi sarebbe, troverebbe le porte aperte, infatti al Senato continuamente sproniamo in Commissione Giustizia e in Aula di portare avanti questa riforma. Lo stesso gruppo del Movimento 5 Stelle a luglio dell'anno scorso ha incontrato il Ministro Orlando presentando un proprio progetto anticorruzione. Finora però i risultati sono che emergono continuamente nuovi scandali, Expo, Mose, Mafia Capitale, ultimamente anche il ministro Lupi con il caso in casa è stato coinvolto in situazioni analoghe. Ora più che mai è necessario mettere un punto e dire la lotta alla corruzione si fa da adesso. Ma servono più leggi o serve disboscare la selva di leggi anche contraddittorie in tema di corruzione e di farne poche ma funzionali? Allora, questo è senz'altro un tema molto interessante. L'eccessiva burocrazia agevola la corruzione, cioè il fatto che le aziende per lavorare abbiano di fronte un muro che è la burocrazia dell'amministrazione, che è molto macchinosa, è senz'altro un ostacolo. E per agevolare molto spesso, questo insomma gli studi lo dimostrano, si usa corrompere. Tante leggi non servono, servono leggi mirate, puntuali, ma bisogna farle, non bisogna più aspettare, perché non ha senso per gli italiani che vedono scappare gli investitori esteri, che non vengono più in un paese. Ma poi opere che costano fino a 4 volte di più, no? Opere che costano in maniera eccessiva, e troppa burocrazia. Ma non vengono a investire perché i dati dicono che l'Italia, Transparency International nel suo ultimo rapporto, parla di un'Italia al primo posto in Europa per la corruzione. Sembra che il dato sia chiaro. Si avvicinano le regionali, che farà il Movimento 5 Stelle? Alleanze o correrà da solo? Il Movimento 5 Stelle si conferma nella sua autonomia e nella sua indipendenza. Anche a livello regionale noi manterremo la nostra linea di sempre, che è quella di non fare nessun apparentamento politico. Portiamo avanti temi importanti per i cittadini, che sono le piccole imprese, che sono la lotta al consumo del territorio, che sono il lavoro. Il lavoro in questo periodo è fondamentale, e anche a livello regionale soprattutto è importante portare avanti un aiuto alle imprese, un aiuto ai lavoratori e una tutela importantissima che in questi ultimi anni si è sottovalutata del territorio e dell'ambiente.